L'incontro tra Emilio Isidoro e Gibellina nasce da una telefonata che mi fece una sera Ludovico Corrao, il quale mi disse: io già avevo fatto qualche lavoro come artista per la città della quale lui era sindaco, lui sapeva anche che io ero un poeta, uno scrittore, te la sentiresti di occuparti di teatro? Volevo fare un teatro di parola. Un teatro di parola perché? Perché il teatro che si faceva era eminentemente visivo. E tu sai che io con la cancellatura avevo affrontato proprio il problema della parola. Io sono partito in quarta, ho preso la leggenda, a cominciare da Eschilo, antica, e ho scritto un testo in dialetto e in italiano, misto. E pensavo, mentre scrivevo, chissà cosa dirà il contadino di Gibellina che sente queste parole di Eschilo, più o meno cambiate, a volte non c'entrava più Eschilo, cioè completamente cosa, quale, come reagirà. Era quello il pubblico che mi interessava. La sera del 3 giugno si debuttò sulle vecchie macerie, dove era stata costruita una gradinata di legno. L'unica casa rimasta in piedi, ancora non c'era il tetto di Burri, noi la tenemmo ben ferma, la puntellammo, perché gli attori uscivano da lì. Qui c'erano i camerini degli attori. Che uscivano gli attori. Da dove usciva Clitennestra, il carrettiere, da dove uscivano i personaggi. In un teatro improbabile non c'era niente, c'era solo freddo come oggi e vento.